un tema davvero molto caldo, molto interessante e complesso per la verità da affrontare in un tempo così limitato. Ecco, senza farvi del male, e cioè mi riferisco al tema della digitalizzazione in relazione a tutto ciò che concerne la proprietà intellettuale. Siamo arrivati al termine dei nostri seminari degli amici manager e consulenti. Nel corso delle nostre settimane di aula abbiamo avuto l'opportunità di incontrare grandi aziende come la Oracle, la TIM, ma anche agenzie di media piccola dimensione come Xister, come 77 Agency o di grande dimensione come Edelman Digital. Ora chiudiamo idealmente questo percorso andando a considerare alcune tematiche che in realtà abbiamo visto proprio in apertura del nostro digital marketing, quando abbiamo parlato di economia digitale, di economia della conoscenza, proprio per introdurre poi il nostro focus che è sul marketing. Per questa giornata conclusiva abbiamo il piacere di ospitare il dottor Roberto Patrizi, il dottor Valerio Rotondo e il dottor Roberto Patrizi è Chief Innovator Officer a Rainbow, una società di consulenza. Non solo, se posso dire, abbiamo il piacere di collaborare ormai da diverso tempo qui presso la Facoltà di Economia per il coordinamento di diversi progetti di tesi di laurea in digital marketing. Il dottor Valerio Rotondo, che per la prima volta è il nostro graditissimo ospite, è direttore dell'unità operativa finanza di SIAE. Quindi benvenuti, non rubo altro tempo e buona presentazione. Ragazzi, buongiorno a tutti, siamo qui graditissimi ospiti della professoressa Vernuccio che ringraziamo e terremo questi due interventi, io e il dottor Rotondo. Il mio è un intervento introduttivo a costruire sostanzialmente il quadro di riferimento, la cornice all'interno della quale puoi inserire più in profondità rispetto al tema della tutela della proprietà intellettuale, in questo caso del diritto d'autore, che è la missione di SIAE, ma di SIAE poi vi parlerà il dottor Rotondo. Allora, mi ha già presentato la professoressa Vernuccio, comunque molto velocemente, anche voi eventualmente per l'interesse ad avere queste slide, la mia email è patrizi.roberto@gmail.com e quindi ho il piacere da oltre un anno di collaborare con il Dipartimento, con la professoressa Vernuccio in particolare. Abbiamo già prodotto un certo numero di risultati attraverso delle tesi di laurea. Uno di questi risultati in particolare viene anche illustrato all'interno, alla fine di questo mio intervento. È una tesi svolta da una vostra collega che in questo momento lavora in Scozia, sta facendo l'Erasmus, si chiama Maria Cuzzi e che mi ha anche aiutato a distanza nel proseguire con la preparazione di questo materiale. Questa è un po' l'agenda che abbiamo per il mio intervento, quindi parleremo, collocheremo la proprietà intellettuale all'interno della fase economico-industriale in cui ci troviamo, molto velocemente perché immagino che insomma ne sappiate abbastanza. E dopodiché analizzeremo da vicino la proprietà intellettuale, quanto è importante la tutela della proprietà intellettuale ai fini della competitività dei paesi, ai fini della competitività delle nazioni. Dopodiché vedremo il caso di studio, a introdurre anche l'intervento del dottor Rotondo, che è un caso di ricerca sulla digital music, sulla musica digitale, condotto dalla vostra collega di cui ho parlato poc'anzi. E immagino che più o meno abbiate tutti un'idea di quello che significa il PIL delle nazioni più industrializzate. Si sente dire primo, questi sono dati 2015, quindi molto consolidati.
A volte si sente dire la Cina, a volte si sente dire gli Stati Uniti, in realtà sono veri entrambi a seconda del tipo di metodologia che si utilizza nel calcolo del gross domestic product, cioè quindi del prodotto interno lordo. Torneremo poi più avanti su questa slide mettendola a confronto con l'indicatore di competitività di questi paesi e avremo insomma qualche considerazione interessante da svolgere. Che cos'è una rivoluzione industriale? È una rivoluzione industriale è un fenomeno che si origina da sostanzialmente innovazione tecnologica che di solito è molto veloce e dirompente, altrimenti non sarebbe una rivoluzione, non consente di solito di tornare indietro e la cosa fondamentale da tenere presente è che abbatte le precedenti barriere all'ingresso per i nuovi entranti, cioè ridefinisce le regole del gioco. Ci troviamo oggi nell'ultimo stadio, quello della quarta rivoluzione industriale, tutti gli economisti ormai concordano nel suddividere gli ultimi 300 anni di storia industriale così organizzati e come potrete notare i primi tre momenti diciamo di cambiamento sono avvenuti più o meno a un secolo l'uno dall'altro. A oggi i tempi sono molto molto più compressi. Cosa accadeva nella prima rivoluzione industriale? Solo per capire da dove siamo partiti. Si parlava di macchine a vapore, quindi nacque il motore a vapore, la data cardine, l'istante zero, è quando si passò attraverso il packaging process e come vedete qui sono tutti attori inglesi, perché in quel periodo l'Inghilterra era la più grossa potenza economica mondiale, mercantile, militare e industriale, e quindi la locomotiva a vapore, i processi di produzione che avevano i primi livelli di semplicissima automazione attraverso macchinari e poi come vedremo, ma come già sapete, un ruolo fondamentale è giocato dalle infrastrutture e c'è questo ultimo ingegnere, questo George Stephenson, che ha inventato il padre, viene ritenuto il padre della ferrovia, in quanto è stato adottato il suo standard dello scartamento ferroviario, che è la distanza interna tra i due binari di una ferrovia. La standardizzazione dei processi è fondamentale nell'ambito dell'economia globale, cioè immaginate se a oggi, per esempio, su internet ci fosse un protocollo di comunicazione diverso da industria a industria o da paese a paese. È importante vedere come col senno di poi certe regole si confermano. Guardate lo sviluppo delle reti ferroviarie in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America. Intanto si osserva che nel giro di 10 anni gli Stati Uniti d'America a inizio 1800 hanno superato immediatamente l'Inghilterra per il numero di chilometri di rete ferroviaria e poi si vede come da un certo punto in poi il numero di chilometri di rete ferroviaria si riduce e voi avrete sicuramente a mente il ciclo di vita del prodotto, il ciclo di vita della tecnologia, e questo andamento conferma appieno questa regola generale. Quindi da un certo momento in poi la tecnologia diventa matura, perché? Perché intervengono altre tecnologie che la affiancano o a volte la sostituiscono e quindi da ormai un centinaio d'anni è in corso il consolidamento e l'ottimizzazione delle reti ferroviarie, almeno in questi due paesi estremamente sviluppati.
La nostra fase che viviamo al momento, la cosiddetta quarta rivoluzione industriale, nel lavoro che abbiamo preso a riferimento e che poi troverete anche nella bibliografia, è un lavoro del World Economic Forum, di cui parleremo meglio più avanti quando parleremo della competitività e della tutela della proprietà intellettuale. E la metodologia utilizzata da questo lavoro misura, analizza la fase industriale economica in cui ci troviamo attraverso due dimensioni di analisi: l'automazione e la connettività. Ci troviamo in una situazione attuale di estrema automazione ed estrema connettività. A che cosa ci portano? Ci portano a allo sviluppo di questi ambiti che poi ritroveremo nel corso dell'illustrazione, per cui ci troviamo di fronte allo sviluppo della robotica, dell'intelligenza artificiale, ci troviamo di fronte alla crescita di fenomeni di cybercrime, di pirateria, ci troviamo una economia sempre più condivisa, una conoscenza quindi sempre più distribuita e condivisa, e fenomeno che è anche alle cronache dei comuni, dei giornali, con la crescente difficoltà di tassazione degli utili di determinati attori economici globali, tipicamente gli internet giants. Se vogliamo vedere velocemente che cosa è successo in poco meno di 20 anni, tutto questo ha reso possibile ciò che viviamo oggi correntemente. Oggi abbiamo in mano uno smartphone che è un computer portatile che è un milione di volte più piccolo e qualche decina di migliaia di volte più potente dei computer centrali degli anni 80. A partire dagli anni 90 si sono diffusi gli strumenti che oggi sono di pubblico uso, non ne potremmo fare a meno, come l'elettricità che invece nasceva 300 anni fa. Voi utilizzate correntemente il web, ma prima non c'era. Voi siete nati, probabilmente tutti, dopo il web, perché il web è partito a inizio anni 90, sapete benissimo la storia, il CERN, Tim Berners-Lee, eccetera, e progressivamente con lo sviluppo delle reti di tecnologia, in particolare mobile, 3G, 4G, 5G è annunciato di qui a qualche anno il rilascio, si sono avuti lo sviluppo dei browser, si sono avuti lo sviluppo del TCP/IP, che è il protocollo standard che consente di indirizzare tutte le risorse su internet. Al momento è in implementazione, in sfruttamento industriale, la versione 6, che consente di implementare il cosiddetto Internet of Things, cioè l'internet degli oggetti, e quindi tutti gli oggetti dotati di apposita connettività e di propria intelligenza via via si stanno connettendo sempre più a internet, realizzando una situazione ambientale, economica e industriale completamente diversa dalle fasi precedenti. Sapete che lo strumento rivoluzionario, lo smartphone, è nato sostanzialmente con la Apple, quindi nel 2007 fu venduto l'iPhone versione 1, e da ormai qualche anno c'è uno sviluppo incessante della intelligenza artificiale, degli algoritmi di intelligenza artificiale e della robotica. E purtroppo questo fatto qui non lascia ben sperare per il futuro dell'occupazione, almeno nel modo in cui la conosciamo al giorno d'oggi. Ci troviamo all'interno di una rivoluzione cosiddetta quarta rivoluzione industriale, che ha dato luogo al paradigma industria 4.0. Il paese più avanti nell'implementazione di questo paradigma, ed è lì dove è nato il concetto di industria 4.0, è la Germania.
Poi avrete visto, no, la Germania ha quarto, quinto PIL del mondo. Poi vediamo come è posizionata a livello di indicatore di competitività globale elaborato dal World Economic Forum. Sono però i propositori se vi capita di documentarvi sull'argomento, sono state investite risorse impensabili per un paese come l'Italia al momento, purtroppo. E quindi Industria 4.0 sfrutta appieno tutte le caratteristiche della digitalizzazione che abbiamo visto prima. Quindi l'estrema connettività di tutti i processi e di tutte le componenti produttive, di cui viene, essendone realizzata una copia digitale, attraverso l'estrema connettività si consente di realizzare delle aziende virtuali delocalizzate in qualunque parte del mondo, utilizzando questi fattori chiave che vedete qui come elementi di interpretazione e le relative tecnologie. Una delle tecnologie determinanti che fanno la differenza in termini di vantaggio competitivo è il Big Data Analytics, e con la vostra collega di cui vi parlavamo prima, il lavoro di tesi ha sviluppato proprio un semplice Big Data applicato al settore della musica digitale. Che cos'è la digital economy? Ne parliamo talmente tanto che diamo per scontato. In realtà, senza esagerare in formalismi, è fondamentale capire questo, che è la parte digitale dell'economia, in quanto le tecnologie ICT permeano, penetrano tutti, nessuno escluso, i comparti produttivi in modo imprescindibile, cosa che non era mai avvenuta prima. C'è stata una progressiva informatizzazione delle aziende a partire dall'inizio degli anni 60, alla fine degli anni 50, e il livello di informatizzazione in cui ci troviamo oggi di ciascun comparto produttivo è spinto all'estremo. Senza le risorse ICT non funziona nessuno di questi comparti che voi vedete. In banca, se non funziona l'home banking, non riusciamo a fare nessuna transazione, non riusciamo a comprare i biglietti del treno e via dicendo. Quindi questa attuale fase economica è contraddistinta, abbiamo detto, da un'economia globalizzata. Gli attori globali dominano in questo momento l'economia e fanno le regole del gioco, ma attori globali nuovi, Google ha 18 anni di storia, è un'economia, abbiamo già detto, digitale, è un'economia basata sulla conoscenza e sulla collaborazione, cioè gli strumenti che noi utilizziamo correntemente, Dropbox, Google Drive, le chat, la mail e via dicendo, consentono di sviluppare una economia collaborativa. Quali sono le caratteristiche principali dell'economia digitale? Quali sono gli ambiti fondamentali? Beh, per esempio, uno che viene come ricaduta rispetto, come conseguenza di tutto quello che abbiamo detto, per esempio, è la mobilità geografica. Cioè, mai come prima, l'economia si sposta nelle varie parti del mondo. Avrete visto che la Cina ha di fatto già colonizzato una parte dell'Africa alla ricerca di manodopera di basso livello a costo ancora più basso rispetto all'economia cinese. Quindi abbiamo detto tutte queste componenti qua, come l'Internet of Things, la dipendenza dei dati, l'e-commerce che è fondamentale, gli app store prima non c'erano, ci sono perché c'è un'economia digitalizzata. Gli effetti di rete, i network effect, di che si tratta? Voi utilizzate, noi tutti utilizziamo strumenti, per esempio email e altro, gratuiti, ma chi ce li mette a disposizione? Google ad esempio, da qualche parte guadagna,
e quindi è un modello di business molto innovativo, affermatosi negli ultimi 20 anni, sostanzialmente con Google, e quindi si guadagna da una parte rimettendoci dall'altra. Quindi il valore che viene scambiato nella catena del valore non è sempre soltanto di natura economica all'interno di questi processi. È fondamentale l'identità digitale. Sapete che ci sono anche progetti europei, governativi, avrete sentito parlare di SPID, il sistema pubblico di identità digitale ad esempio, così come una conseguenza è anche la pirateria, e poi vedremo bene che danni comporta all'economia legale. Ecosistemi digitali, è un concetto che si sta affermando sempre più e che viene studiato sulla base di quello che si è già verificato, di quello che è già in atto. E qui sono stati disegnati alcuni, quelli più famosi. Quindi sostanzialmente ognuno di questi attori globali implementa un proprio ecosistema digitale all'interno del quale poi cerca di trattenere e di erogare servizi, vendere prodotti e servizi ai propri stakeholders, ai propri consumatori, ai propri clienti. E diciamo ci sono delle implicazioni fondamentali a livello di modello di business, a livello di strategie di marketing e di comunicazione, a livello di piani industriali, se si opera all'interno di un ecosistema oppure se si opera trasversalmente su un mercato. Che cos'è la proprietà intellettuale? La proprietà intellettuale tutela le opere dell'ingegno, tutela le opere della creatività umana e sostanzialmente si parla di asset intangibili. Il fatto che abbiano una loro manifestazione tangibile, tipo ad esempio un libro, un supporto, in realtà è un fattore secondario. L'aspetto fondamentale è che si parla di opere dell'ingegno umano. Si dividono sostanzialmente in due grossi settori. Uno è il diritto d'autore, che è la cui tutela, la cui intermediazione è la mission di SIAE, di cui poi vi parlerà il dottor Rotondo, e l'altro pilastro è la proprietà industriale, la proprietà degli oggetti industriali. Quindi se nel primo caso abbiamo opere artistiche, letterarie, musica, nel secondo caso invece abbiamo oggetti più connessi con diciamo, il mondo industriale, quindi ad esempio disegni industriali piuttosto che addirittura denominazioni di origine e diciamo tutti questi oggetti qui che hanno a che fare con scoperte scientifiche, che hanno a che fare poi con la parte industriale dell'economia. Ha radici anche qui abbastanza antiche la nascita dell'idea della proprietà intellettuale, addirittura all'inizio dell'Ottocento con la Convenzione di Parigi. La legge che in Italia tutela il diritto d'autore è una legge emanata nel 1941, la 633, che ovviamente è oggetto di continue implementazioni, di continue integrazioni. La comunità europea negli anni recenti ha emanato molte direttive in materia, tra cui la più recente, quella del 2014, che ha un impatto molto dirompente sulla tutela del diritto d'autore per la musica online. Il dottor Rotondo poi accennerà anche a questo. Successivamente addirittura il riconoscimento dei diritti morali derivanti dalle opere dell'ingegno e dalla proprietà intellettuale rientrano addirittura nel trattato fondamentale dell'Unione Europea del 2009, il trattato di Lisbona. Quindi le Nazioni Unite hanno emanato un organismo, il WIPO, che è il World
Intellectual Property Organization, che tutela la proprietà intellettuale a livello mondiale. Abbiamo detto che la proprietà intellettuale va tutelata perché è alla base della moderna economia. Poi vedremo meglio che le economie che crescono di più sono quelle che più investono nella tutela della proprietà intellettuale. Che cosa accade a livello mondiale? Che danno se ne riceve dalle contraffazioni, dalle infrazioni dei diritti d'autore e di proprietà industriale? Beh, il danno stimato nel 2015 è stato più o meno pari al PIL italiano, quindi 1,7 trilioni dollari, così ripartiti più o meno. Questo è uno studio dell'OECD. Chi subisce il maggior danno, pari al 20% di questa cifra enorme, di questo valore economico enorme, sono gli Stati Uniti d'America, più o meno con il 20%. Guardate l'Italia, purtroppo una volta tanto essere secondi non è proprio un grande merito, perché ci vuole poco, nell'ipotesi che questi numeri siano molto accurati, siano molto corretti, facendo il 15% di 1,7 trilioni dollari viene una cifra spropositata. Questi sono gli organismi mondiali più importanti e più attivi, purtroppo il proiettore taglia un pochino, questo è il WIPO di cui parlavamo prima. In Italia ci sono la SIAE e il Consiglio Nazionale Anticontraffazione, quest'ultimo afferisce al Ministero dell'Economia. Poi c'è l'ICC, la Camera Internazionale di Commercio, all'interno del quale c'è questo organismo, il BASCAP, che è molto ma molto attivo. Se andate sul sito internet dell'ICC troverete molto materiale molto molto interessante. E poi c'è l'OIPO, che è l'organismo europeo per il deposito dei marchi e dei brevetti, ed è l'equivalente italiano dell'UIBM, che è l'ufficio italiano marchi e brevetti. E c'è la SIAE, di cui abbiamo detto, c'è l'OECD, e poi c'è questo organismo americano, l'USTR, che dipende direttamente dalla presidenza degli Stati Uniti d'America, che ogni anno pubblica un report dei siti internet canaglia, come li chiamano gli americani, ricordate, no? Gli stati canaglia e via dicendo. E questi siti internet vengono messi al bando dell'opinione pubblica perché, a seguito di studi molto articolati, vengono classificati come tali, e quindi si cerca di proteggere l'economia dai danni che questi siti internet arrecano. E vedremo subito perché. Affrontiamo il tema della contraffazione e dell'infrazione attraverso la digital economy, perché voi direte: che c'entra la digital economy con il fatto che si vanno a sequestrare le borse griffate e falsificate? Adesso vedremo cosa c'entra. Tra l'altro, parlando di danni arrecati all'economia, come vedete anche la Francia non scherza, no? La Francia e l'Italia si contendono il primato dei beni di lusso, no? dei prodotti di lusso. Allora, cerchiamo di capire perché è fondamentale passare dalle infrastrutture digitali per proteggere la proprietà intellettuale. Allora, come funziona quando noi siamo utenti di internet e ad esempio vogliamo fare un acquisto? Beh, intanto dobbiamo avere un contratto con un network access provider, chiunque sia, ce ne sono tanti, i nomi li conosciamo tutti, che ci consentono l'accesso fisico alla rete. Dopodiché, per cercare un prodotto, passiamo indiscutibilmente, inderogabilmente, attraverso il motore di ricerca, oppure arriviamo a fare acquisti effettuando dei pagamenti, quindi collegandoci con dei payment processor,
E poi subiamo già da questa parte qui, quindi quando prima di arrivare al marketplace, subiamo già un primo bombardamento di pubblicità. Successivamente, che cosa succede? Il motore di ricerca ci rimanda al luogo di destinazione, quindi ci rimanda al marketplace piuttosto che all'app store, sito di e-commerce e via dicendo. Tutto si gioca qui, sul motore di ricerca. Il motore di ricerca è fondamentale come eventuale barriera alla vendita di prodotti contraffatti, perché la cosa importante da capire è che è vero che le filiere sono separate. Da una parte abbiamo la filiera digitale e abbiamo visto quali sono gli attori, gli intermediari, e dall'altra parte abbiamo la filiera fisica, ma queste si incontrano sui marketplace digitali. Quindi la vendita di prodotti contraffatti avviene molto, in gran parte, su marketplace digitali. Quindi una maggiore tutela, una maggiore protezione della proprietà intellettuale deve necessariamente passare da questa parte qua. Lo vedremo poi nel caso, per esempio, della musica, perché il risultato che ha trovato la vostra collega applicato al caso della musica digitale, ha studiato la correlazione tra i download illegali e le vendite di brani digitali musicali. E Google ogni tanto dalle corti federali americane viene condannata a pagare centinaia di milioni di dollari di risarcimento ad aziende che ricevono danni dalla contraffazione. Ed è una lotta continua nel rincorrere ovviamente gli attori dell'economia illegale. Per esempio in Svezia c'è un sito, la Baia dei Pirati, che sistematicamente viene chiuso e continuamente viene riaperto sotto altre spoglie. E una delle fonti più importanti, uno non ci pensa, ma una delle fonti più importanti di revenue, di guadagni da parte dei marketplace illegali, non è solo la vendita di prodotti illegali, ma è la pubblicità, perché la pubblicità viene consapevolmente o inconsapevolmente appostata anche da operatori legali su siti di vendite illegali. Allora, vediamo quali sono gli strumenti digitali di tutela della proprietà intellettuale. Avrete sentito parlare sicuramente di image intelligence, quindi di tecniche basate su strumenti di intelligenza artificiale che consentono, data un'immagine, di scomporla in un certo numero di componenti e poterne rilevare ad esempio le emozioni, l'espressione del viso, individuare l'ambiente in cui le scene sono state fotografate, individuare tutti gli oggetti che sono presenti all'interno di un'immagine e catalogarli. Questa tecnica di base non è nemmeno troppo complessa, perché ci sono attori come Google. Esiste una libreria che si chiama Google Visio, che con pochi dollari al mese consente a chi sviluppa applicazioni di utilizzare algoritmi di complessità inimmaginabile che fanno proprio questo lavoro qua. Come si può trasferire questo in tutela della proprietà intellettuale? Esistono aziende specializzate che vendono questi servizi. Servizi che sostanzialmente vengono classificati in due diverse tipologie, perché hanno una modalità molto diversa di essere implementati. Il primo è il watermarking, cioè quindi all'interno di un file audio o video vengono apposti una serie di marcatori che poi, opportunamente associati a un database di informazioni, consentono di sviluppare un certo tipo di applicazioni che poi vedremo nella slide successiva.
L'altra tecnica, il fingerprinting, cioè l'impronta digitale sostanzialmente, in questo caso digitale dal latino digitum, cioè il dito della mano, e consente, questa è una tecnica che consente attraverso algoritmi cosiddetti di hashing di associare a un qualunque file digitale, sia esso un testo, sia esso un video, sia esso un file audio, una stringa di caratteri. Si parla, potete andare su internet e cercare hash 256 e vi viene fuori una pagina in cui ci mettete dentro un'immagine, un video, un file testo, qualunque cosa, e lui restituisce una chiave di 32 caratteri che è univocamente associata a quel contenuto. Quindi qui la tecnica è questa: a ogni file originario si aggancia, si associa un fingerprint, e questo viene poi utilizzato a valle mano a mano che si intercettano contenuti audio per verificare se questi contenuti audio o video, scusate, siano contraffatti oppure no. Perché se il prodotto che noi andiamo ad analizzare, quindi supponiamo un file audio musicale, è stato anche impercettibilmente artefatto, la chiave di hash che viene associata è completamente diversa da quella associata al prodotto originario legale. Con la vostra collega, che ho citato più volte, abbiamo fatto degli esperimenti durante la tesi di laurea e semplicemente utilizzando Google Search Immagini abbiamo trovato, partendo dalla cover originaria di Pink Floyd The Wall, che abbiamo preso dal sito istituzionale di Pink Floyd, abbiamo trovato link attraverso Google, che quindi non intercettava questi vendite illegali, ad esempio magliette contraffatte sull'Alibaba cinese con la copia illegale della copertina di Pink Floyd The Wall. Quindi abbiamo provato anche nell'ambito di questo lavoro a verificare l'applicabilità di tecniche di questo tipo. Che tipo di applicazioni, utilizzando in modo combinato queste tecniche di watermarking e di fingerprinting, si possono utilizzare? Beh, abbiamo detto, abbiamo anticipato ovviamente la protezione di contenuti, così come si possono realizzare applicazioni di cosiddetto media intelligence e media analysis, quindi ricavare, inferire delle informazioni, dei concetti addirittura, da contenuti audio o video. Ci sono degli strumenti, software molto sofisticati che fanno la cosiddetta video e audio analysis. Dopodiché, immagino conosciate, insomma, dato il corso di laurea che frequentate, le applicazioni cosiddette second screen, no? Questo è realizzabile attraverso l'utilizzo congiunto di queste tecniche. Quindi se non si ha a disposizione una smart TV, attraverso uno smartphone o attraverso un tablet, che durante il broadcasting di determinati contenuti, di determinate trasmissioni, consente l'interazione attraverso il cosiddetto second screen, quindi attraverso il device associato. La sincronizzazione avviene attraverso i punti di watermarking. Vantaggio competitivo. Come si realizza il vantaggio competitivo? Con l'innovazione. Quindi favorendo la predisposizione dell'essere umano a inventare continuamente nuovi strumenti, nuove teorie, nuove metodologie, nuove leggi, nuovi processi produttivi, e ovviamente ha un suo ciclo di vita che parte dalla ricerca di base, che è tipicamente accademica. La ricerca di base si fa nelle università. La ricerca applicata si fa in parte nelle università ed in parte in collaborazione col mondo industriale, dopodiché si passa dalla parte dove domina l'industria, quindi dove si fa lo sviluppo
precompetitivo, dove si sviluppano i prototipi, poi lo sviluppo industriale e poi l'industrializzazione definitiva, la commercializzazione. Cosa consente di acquisire alle aziende l'innovazione? In cosa si manifesta tangibilmente il vantaggio competitivo? Si manifesta solitamente, tradizionalmente, nell'innovazione di prodotto e nell'innovazione di processo. Dato tutto quello che abbiamo visto prima e che sappiamo, essendo nella digital economy, si gioca molto anche nell'innovazione di canale. Quindi, ad esempio, ci sono aziende che hanno sviluppato delle mobile app e aziende che non ce l'hanno. Quindi il canale mobile è un canale fondamentale per determinati comparti economici, per determinate tipologie di applicazioni. Abbiamo detto che esiste questo organismo no profit che ha sede in Svizzera, che elabora tantissimi report, è un organismo estremamente attivo e interessante, estremamente autorevole, un'organizzazione no profit appunto, e uno dei lavori che annualmente produce, ed è uno dei più importanti, è questo indice, questo Global Competitiveness Report, quindi un report sulla competitività globale, dove vengono esaminati, il numero varia di anno in anno, da un minimo di 135 a un massimo di 145-148 countries, quindi diverse nazioni, ed è strutturato, come vedete scritto qui, in 114 indicatori. Questi 114 indicatori sono raggruppati in 12 pilastri e in 3 diverse categorie di indicatori, che danno informazioni molto molto diverse l'uno dall'altro, questi vari gruppi. Allora, il primo gruppo di indicatori sono quelli di base, quindi quelli che hanno effetto principale sulle economie meno sviluppate, quelle cosiddette factor driven. Quindi ci sono, per esempio, cosa molto importante, e poi vedremo come è collocata l'Italia in questi indicatori, ad esempio c'è la sanità e l'istruzione primaria. E questo poi vedremo che è un indicatore in cui l'Italia è messa molto bene. Non è l'unico, poi purtroppo ce ne sono altri in cui siamo messi molto ma molto male. Gli altri gruppi di indicatori, come vedete, quando un'economia si sviluppa passa dai fattori di base all'efficienza degli stessi, e quindi ci sono un certo numero di indicatori che vengono misurati annualmente e che sostanzialmente si riferiscono di più al mercato, e si riferiscono, vedete, al mercato del lavoro, il mercato finanziario, la capacità, la prontezza tecnologica, cioè la capacità di trasformare in innovazione tecnologica nuove idee, nuovi spunti, e le dimensioni del mercato di quel paese. Questo blocco di indicatori, che è il più numeroso, vedete sono 4 il primo, 6 il secondo e 2 l'ultimo, misura meglio, misura bene economie che sono basate sull'efficienza, efficiency driven. I indicatori più avanzati, quello sulla sofisticazione del business e quelli sull'innovazione, ovviamente si riferiscono alle economie ancora più avanzate e quindi le cosiddette innovation driven.